L'Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management vuole offrire agli operatori che lavorano nei centri di accoglienza e anche nelle comunità questo video per aiutarvi a gestire lo stress che sicuramente state provando in questo periodo di pandemia, sia a livello personale sia per il vostro ruolo professionale e i vostri compiti nei confronti degli ospiti e dei beneficiari dei vostri centri. Allora, innanzitutto a che cosa serve questo video e a chi eh, lo stiamo rivolgendo? Lo stiamo rivolgendo a voi operatori dei centri che in questo momento dovete continuare a garantire ai vostri ospiti, ai vostri utenti quei servizi di base, quell'assistenza di base e lo fate sicuramente in un momento dove il timore, l'ansia per il contagio per la situazione in generale di elevata allerta sociale, certamente va a pesare anche sulla vostra capacità di sopportare un ulteriore carico stressorio, oltre a quello della vostra responsabilità nei, vostri, nei confronti dei vostri utenti. Vogliamo darvi qualche informazione, qualche suggerimento per potervi aiutare a attraversare questo periodo cercando di fare in modo che questo stress aumentato non vi faccia del male, che non pesi sulla vostra salute fisica e psichica. Sappiamo che l'OMS ha dichiarato pandemia la situazione epidemica attuale, quindi una situazione dove questa epidemia si è diffusa molto rapidamente fra le persone ha colpito vaste aree geografiche, addirittura tutto il pianeta, e ha coinvolto una parte, addirittura si parla della metà della popolazione mondiale, semplicemente eh, per il rischio di contagio o il contagio stesso. È qualcosa che quindi ci coinvolge tutti, ci coinvolge come cittadini, ma ci coinvolge anche... Come operatori, operatori sanitari, operatori sociali, operatori psicosociali come voi siete. Eh, prima di entrare nello specifico della vostra situazione, due parole su cosa succede quando un paese, o come in questo caso il globo intero, sta affrontando una pandemia. In una pandemia ci sono, diciamo così, tre fattori in gioco: C'è cioè, innanzitutto il sistema che dà una risposta alla situazione epidemica. Il sistema fatto dai sistemi politici, dai sistemi sanitari, eh, dalle strutture amministrative dei vari stati e qui sicuramente noi sappiamo che tanto più il sistema è preparato, preparato a reagire, ha, ha già organizzato eh, delle strutture di supporto in situazioni di eh, max emergenza è capace anche di comunicare di informare in maniera eh, sempre eh, allertata ma corretta durante lo sviluppo dell'epidemia in questo caso della pandemia tanto più un sistema ben funzionante consentirà ai singoli individui di essere capaci di sopportare con diciamo il minore disagio possibile la situazione. Parlavamo degli individui perché eh, sicuramente una situazione di emergenza ha a che fare anche con le nostre caratteristiche, le nostre caratteristiche psicofisiche e quindi certamente se ad esempio noi siamo portatori di una patologia, di una malattia pregressa, di una vulnerabilità di qualche natura, magari genetica, sicuramente una situazione di pandemia affli ci affliggerà molto di più, ma non solo in termini di rischio fisico, di rischio sanitario, ma anche in termini proprio di ansia, di paura, di timore. Eh, questo porta gli individui a reagire in maniera diversa e sappiamo anche che gli individui hanno una maniera diversa di reagire un po' a seconda della loro struttura psicologica. Sappiamo che ci sono persone tendenzialmente più calme, tendenzialmente più razionali e persone magari tendenzialmente un po' più ansiose. E qui può essere che le persone tendenzialmente già un pochino più preoccupate o ansiose in questo periodo abbiano delle vere reazioni di eh, panico, di angoscia o al contrario di quello che noi chiamiamo il denial, cioè il rifiuto, l'evitamento dell'affrontare una situazione che può essere pericolosa terzo sistema che eh, inerisce sul risultato che può avere poi sulle singole persone e sulle società uno stato di pandemia sono le procedure che io metto in atto. Più queste procedure eh, sono lineari, sono chiare, sono coerenti, sono ben condivise con tutta la popolazione, cioè fra i tecnici e i comuni cittadini, meglio sicuramente noi saremo in grado di reagire a questa situazione. Vediamo ora che cosa è questo stress di cui parlavo prima, lo stress che sicuramente voi operatori state in questo periodo subendo in maniera certamente aumentata e anche prolungata nel tempo, dato che ormai le settimane in cui perdura questa situazione sono veramente molte. Allora, noi sappiamo che lo stress è un meccanismo fisiologico, è un meccanismo che è comune a tutti gli esseri umani, ma anche a tutti i mammiferi, ed è essenzialmente un meccanismo che ci serve a sopravvivere. Perché? Perché ci consente di attivarci, di essere pronti a reagire quando percepiamo, quando siamo esposti a una minaccia, a uno stress, a un pericolo. Eh, questo Reazione, questo sistema di reazione che è un sistema non solo psicologico ma è un sistema neurobiologico è un sistema che in realtà è un nostro grande alleato quindi anche se magari avvertiamo le reazioni da stress in maniera sgradevole perché magari sentiamo che il cuore ci batte un po' più veloce che i muscoli si tendono che magari anche eh, altre reazioni fisiologiche del nostro corpo non sono quelle abituali in realtà questo ci adatta ci mette in grado di essere più efficaci in quella che sappiamo a livello proprio etologico è la reazione di lotto fuga, cioè la reazione che ci consente di sopravvivere a un rischio. Eh, questa reazione ha dei correlati eh, di carattere, come dicevamo, neurochimico, neurobiologico come potete vedere nel grafico c'è una prima fase che noi chiamiamo fase di allarme in cui appunto tutto il nostro corpo è, viene attivato per reagire al meglio eh, e far fronte alla minaccia o al pericolo. Ed è una fase di grande salvezza, cioè ci mette veramente nelle condizioni di reagire al meglio eh, di fronte a qualcosa che sta minacciando la nostra sopravvivenza. Ma se questa minaccia perdura nel tempo, ed è purtroppo questa la situazione in cui noi ci troviamo, ecco che allora... Entriamo in una seconda fase che chiamiamo appunto, lo vedete nel grafico, fase di resistenza. In questa fase di resistenza possiamo stare un, per un certo periodo, è anche un fatto individuale, la nostra capacità di resiliere allo stress, ma poi necessariamente tutti noi entriamo in una fase di esaustione. Allora, che cosa possiamo fare per non incorrere in questa fase di esaustione, che è la fase dove lo stress da buon alleato, da. Eh, Elemento di aiuto biologico che possiamo avere diventa invece di stress e quindi diventa invece un fattore di rischio di malattia e comunque sicuramente di grave disagio. Eh, è quello che vedremo adesso con alcuni eh, brevi e, e semplici suggerimenti che desideriamo darvi. Eh, prima di eh, Passare ai suggerimenti, ricapitoliamo insieme quali sono le principali reazioni che eh, abbiamo di fronte a una situazione di stress, ricordandoci che lo stress è altamente individuale, personale e che ha caratteristiche culturali, sociali, educative e collegate al contesto di sistema, all'insieme, alla rete eh, sociale alla quale noi apparteniamo. Ma vediamo queste reazioni. In, le reazioni le abbiamo suddivise in tre grandi categorie: reazioni corporee, reazioni mentali, reazioni emotive. Cominciamo con le reazioni corporee. Sappiamo tutti che in situazioni di stress ci capita di sentirci iperattivi, avere continuamente bisogno di fare. Questo per voi operatori che lavorate in contatto con utenti, con persone, può portarvi magari ad essere un po' diciamo esagerati nel voler fare. Allora stiamo attenti a non esagerare, stiamo attenti a non iperattivarci in questo momento. Vi capiterà anche magari uh, di accorgervi che non riuscite a rallentare, a staccare, a prendervi una pausa. Sono importanti le pause, soprattutto nel lavoro a contatto con utenti, a contatto con persone che magari sono a loro volta in una situazione di, di stress. Eh, ci può capitare che tutto questo ci porti poi alla sera a far fatica ad addormentarci, a prendere sonno. Ricordiamoci che dobbiamo salvaguardare il più possibile il sonno, il sonno è cibo per la mente, durante il sonno il cervello si ripara, il cervello eh, non solo si riposa, ma proprio guarisce e eh, ci fa recuperare anche tutte quelle emozioni magari negative, magari angoscianti che abbiamo dovuto assorbire eh, durante la giornata, ce le rimette in ordine diciamo. Allora eh, eh, ricordiamoci che non importa quante ore dormiamo, ma che dormiamo, dobbiamo cercare di dormire bene, allora cerchiamo di dedicare al sonno un luogo che sia adeguato e quindi non dormiamo davanti alla televisione accesa o col cellulare acceso sul comodino, eh, veramente curiamo quella che si chiama l'igiene del sonno, è importante, è la nostra benzina per il giorno successivo, è il modo di fare il pieno di energie. Eh, ricordiamoci che in questo periodo potremmo soffrire di contratture dolorose, non preoccupiamoci, non spaventiamoci se sentiamo male ai muscoli, è normale che tutta la nostra muscolatura sia tesa, ma anche per questo dobbiamo fare qualcosa e quello che possiamo fare è ad esempio fare qualche esercizio di detensionamento, soprattutto del collo e delle spalle che sono la parte che durante il lavoro, soprattutto il lavoro di relazione che fate voi, tende ad essere ipercontratto, perché siamo iperconcentrati, perché stiamo ascoltando l'altro o stiamo cercando di farci capire dall'altro. Quindi mi raccomando, esercizi di detensionamento muscolare. Eh, ricordiamoci che è normale essere più stanchi del solito in questo periodo, eh, stiamo attenti alla nostra alimentazione. È normale che quando si è in stress si può mangiare troppo, di più del normale, mangiare male o addirittura saltare i pasti. Quindi, eh, mettiamo attenzione eh, e soprattutto dedichiamo un tempo eh, alla nostra alimentazione e non facciamolo così un po' caoticamente e distrattamente. Questo magari sul lavoro ci capita perché diciamo non ho tempo per fermarmi a mangiare, invece troviamolo, magari dieci minuti, ma troviamo quel tempo. Ecco, quello che ci può anche succedere è che in questo periodo magari ci trascuriamo un po'. Eh, e quindi non curiamo noi stessi, il nostro aspetto, eh, invece è importante, è un esercizio importante e poi voi che siete a contatto con eh, ospiti, con utenti, è proprio importante che siate anche modello, che diate un modello di, di autodisciplina, diciamo, anche nel continuare a essere in ordine, a eh, dedicare a se stessi attenzione e eh, cura. Eh, non preoccupiamoci se tornando a casa non abbiamo voglia di giocare con i nostri bambini, di avere tutta l'intimità abituale con il nostro partner. È un momento difficile, può essere che tornando a casa avete invece bisogno eh, di un pochino più di riservatezza, di distanza, eh, basta spiegare le cose anche ai nostri familiari, soprattutto facendo un lavoro come il vostro che è un lavoro faticoso dal punto di vista relazionale. Spiegate che avete bisogno magari di eh, non essere subito eh, coinvolti in dialoghi, discorsi e eh, quant'altro sono i doveri familiari. Eh, le reazioni mentali, dicevamo, anche la nostra mente in queste situazioni può andare incontro a eh, stati di confusione, di incertezza. Eh, fate continuamente una specie di check-up, di, di, di self-check-up vostro. Se vi accorgete che state andando un po' in confusione, dimenticate le cose, siete disattenti, prendetevi una pausa, prendetevi un momento... Eh, per voi recuperate concentrazione, energie e riprendete dopo, non forzatevi ad andare avanti a qualsiasi costo. Eh, può capitare che rimuginiamo coi pensieri eh, che in qualche modo questi pensieri diventino eh, sempre più negativi. Questo spesso è dato anche dalla sensazione di impotenza che eh, hanno eh, le persone che fanno il vostro lavoro. In questo momento chi fa un lavoro d'aiuto Sente che tutto quello che sta facendo... È importante, ma magari potrebbe non essere abbastanza. Pensate a quanto sentono, ad esempio, questa esperienza gli infermieri e i medici che si vedono arrivare in un pronto soccorso centinaia di pazienti e non hanno abbastanza posti in terapia intensiva per poterli curare. Ma questo è qualcosa che può accadere anche a voi nel momento in cui sentite che magari gli ospiti in questo periodo diventano più richiedenti eh, e, e voi non avete magari tutte le risposte da dare. Ecco, dobbiamo accettare questo. Non siamo onnipotenti, non abbiamo tutte le risposte, non abbiamo tutte le soluzioni. Accettiamo questo senso di eh, oggettiva, reale impotenza, ma non facciamocene una colpa, non portiamoci a casa un senso di inefficacia o appunto dei sensi di colpa o di inadeguatezza. Perché. Questo non serve e questo non farebbe altro che minare invece la nostra fiducia in noi stessi che è fondamentale in questo periodo insieme alla nostra autostima conservare. Anche perché dobbiamo ricordarci, dovete ricordarvi che tutti noi che facciamo professioni di aiuto in questo momento stiamo veramente dando il massimo. E ora passiamo alle reazioni emotive. Beh, le conosciamo tutti le reazioni emotive che sono legate a periodi di stress e di stress grave come quello che stiamo attraversando ora. Possiamo avere paura? Non vergognatevene. Non dobbiamo vergognarci della paura, anzi, verbalizziamola naturalmente senza bisogno di contagiare gli altri con la nostra paura, ma cercando di razionalizzarla. Eh, possiamo sentirci ogni tanto arrabbiati perché magari, appunto, il sistema, le autorità non hanno dato le risposte che noi ci aspettavamo. Questa rabbia, però, ricordiamoci che esaurisce le nostre energie, quindi. Spesso non serve a nulla, ma ci stanca, ci stanca inutilmente. Quindi, piuttosto incanaliamo questa rabbia verso delle azioni che siano più razionali. Eh, possiamo in qualche modo sentire tutte le nostre emozioni amplificate, è normale in situazioni di stress. Non spaventiamoci, non preoccupiamoci di questo. Possiamo veramente sentire che gli altri non ci capiscono o noi non riusciamo a farci capire. Voi che siete costantemente a contatto con persone di culture altre, con persone che parlano lingue altre, che vengono da mondi altri, siete ancora più esposti a questa difficoltà di comprensione. È facile Immaginare che i vostri ospiti non comprendano bene, e non per questione di mancanza di intelligenza, ma proprio per una diversa cultura, quello che sta succedendo in Italia, le misure che vengono decise dalle autorità. A volte noi italiani stessi non le comprendiamo bene e quindi siete molto esposti a questa fatica legata alla comprensione. Non abbiate nessun timore di ripetere le cose o di chiedere che le cose vi siano ripetute. In questo momento non dobbiamo avere vergogna di niente perché siamo tutti in un momento dove ci viene richiesto molto più del normale. Siamo tutti ad attraversare un momento assolutamente straordinario al quale nessuno di noi era preparato. E allora per finire alcuni suggerimenti che vi possano essere utili. Il primo è ricordiamoci che tutti noi esseri umani siamo resilienti. Lo siamo perché siamo sopravvissuti su questo pianeta, altrimenti non saremmo sopravvissuti. Sopravviveremo anche come specie umana a questa terribile pandemia. La resilienza è qualcosa che però può esserci soltanto se la condividiamo con altri, non si è resilienti da soli, si è resilienti in una rete, in una società, in un gruppo e quindi in questo momento fate leva sul vostro gruppo, sul vostro team, eh, sui tutti i gruppi di appartenenza eh, che vi fanno sentire in questo momento al sicuro, che vi stanno dando aiuto. Eh, e L'altra cosa è ricordiamoci che in questo momento sicuramente non possiamo avere il controllo di tutto e la, lo stress, l'ansia sono molto legati alla perdita di controllo, ma più io voglio controllo, più io percepisco la perdita di controllo, più io vado in ansia. Quindi accettiamo in qualche momento che dobbiamo aspettare che... Non possiamo avere sicurezze che non possiamo controllare tutto, ma cerchiamo di controllare il piccolo, cioè i piccoli passi, le piccole cose. Focalizziamoci su dei piccoli obiettivi, stiamo nel presente, stiamo nel qui e ora. È inutile in questo momento fare progetti che vadano oltre veramente il giorno, la settimana. Ci darebbero soltanto ansia, disperderebbero soltanto le nostre energie. E quello che vi vogliamo raccomandare ed è la ragione principale per avere deciso di fare questo video e eh, di diffonderlo il più possibile fra voi operatori psicosociali, soprattutto voi che lavorate in centri di accoglienza, già luoghi indubbiamente molto faticosi nella loro caratteristica relazionale, è prendetevi cura di voi stessi. Se ci prendiamo cura di noi stessi, saremo anche migliori per poter aiutare gli altri. Innanzitutto prendetevi cura del vostro corpo. A volte le persone che fanno professioni di aiuto come voi, come noi, eh, si dimenticano un po' di avere un corpo e lavorano soltanto con la testa, con la mente e invece il corpo in questo momento è un veicolo fondamentale della nostra salute. Quindi mi raccomando nutritevi bene nutrirsi bene vuol dire proprio mangiare noi abbiamo un modo di dirlo mangiare in modo mindful cioè in modo consapevole quindi nutrirsi non semplicemente eh, ingozzarsi di qualcosa rapidamente, ma veramente dare attenzione al nutrimento che diamo al nostro corpo. Fate esercizio fisico, è fondamentale non solo per la vostra muscolatura, non solo per la vostra forma fisica, perché sapete che l'esercizio fisico produce endorfine, produce serotonina e quindi fa bene al vostro cervello, alla vostra mente. Continuate a coltivare delle relazioni oggi per fortuna abbiamo la possibilità la capacità di farlo anche a distanza eh, si sentiva che ultimamente ci sono persone che organizzano come dire delle cene in comune aprendo eh, skype e mangiando qualcosa e brindando in qualche maniera insieme ciascuno nelle proprie case o facendo degli aperitivi digitali eh, trovate trovate dei modi creativi in questo momento la creatività Veramente ci serve e soprattutto date buon cibo alla vostra mente. In questo periodo guardate un film che vi faccia bene, che vi faccia piacere quando avete un momento di pausa o leggete un libro eh, che veramente vi rilassi, che vi ridia energia, che vi ridia la carica. In questo momento è veramente importante che voi pensiate che tutto quello che entra nella vostra mente deve essere qualcosa che vi dia benessere che vi dia positività e anche dovete assolutamente difendervi e proteggervi dal contagio emotivo negativo, non solo dal contagio epidemico, ma anche magari da quelle persone che vi chiamano solo per allertarvi di più, che vi mandano notizie spesso fake, eh, che vi allertano soltanto. Spegnete il cellulare per qualche ora o comunque non leggetele, non rispondete, allontanate un po' tutto quello che in questo momento non vi fa bene e la cosa più importante è continuate a fare quello nei limiti del possibile, delle restrizioni che ci sono date, ma a fare quello che vi dava sollievo. I vostri hobby, le vostre routine. Certo, non possiamo fare cose all'aperto, non possiamo incontrarci e andare in pizzeria insieme agli amici, ma possiamo lo stesso cercare di modificare e lo dovete fare. Quelle che erano i vostri meccanismi di coping, cioè le vostre capacità di digerire lo stress che avete subito durante tutta la giornata in altre maniere, ma ci devono essere queste maniere, cioè dovete avere dei momenti di detensionamento, dei momenti di rilassamento. Magari usate anche queste app che ci aiutano a eh, magari rilassarci, a eh, respirare meglio. Eh, insomma, l'importante è che mettiate attenzione su di questo, ma soprattutto, soprattutto pensate che quello che state facendo è qualcosa di estremamente importante e di grande valore eh, questo è qualcosa che vi aiuta ad affrontare la giornata successiva è qualcosa del quale vi dovete veramente complimentare ogni sera prima di andare a dormire ho fatto il mio lavoro è già un lavoro difficile in questo periodo è stato ancora più difficile del solito sicuramente Avrò dimenticato qualcosa, perché? Perché siamo umani, ma ho fatto la mia parte. Questo è importantissimo e questo è il ringraziamento che tutto lo staff del nostro istituto vuole fare a voi che appunto continuate a fare la vostra parte in un ruolo sociale assolutamente importante nonostante tutte le difficoltà che stiamo affrontando. Davvero grazie per il vostro... Lavoro prezioso.